Albert la squenzia della padrana, la signora è un'aria. Come c'è? Il collante a tutti le decisioni. Devono prendere delle decisioni. Sì, sì. Devono essere informagliato pulito. Sì, 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 sì. Possono avere cantato in cucina, ma perché qualche tegame che io faccio la forza per tutto. Cioè, vamo là, non c'è avuto pluchete, da macchia altonesle più lungo che la lingua, come vuoi fare a pilucare? Ma là, vitti un palamo dei cretini, avete te per il parere, e loro senza profilo, là una parte da castagnare, la pepe si salta una freccia. Grazie. Non c'è mica Ippolito? Mi ha capito, te sta qui, a prisa per me. Sta qui. Se fa così, hai fora un magazzino di vermiti, la pancina. Mamma mia, che paura con quella spada! Gli fate un po' la bua in tua panna. Che disse di nuovo la padrona? Oh, la poltrona l'ha detto appena che arriva le due, però che deve mettere vite la ferile. Ah, ha detto la poltrona che lo attende con ansia nelle sue stanze. Allora vado da lei. E voi state molto attenti! Molto attenti! Sì, sì, sì! Molto attenti! Penso al tabacco, molto attenti! Con la ferdigron, brutto bagaglio! E cosa hai detto? Ho detto strutto collaudo, è una ricettina nuova che ho imparato al mercato di mezzo. E insomma, strutto collaudo! Guai a voi se direte che sono maritata! Guai a voi! Veramente? Sì, sì, hai capito! Ci vuole fare una sorpresa a tutti e due allora, eh? Bravo Scarabino, hai quasi indovinato! E siccome oggi sono in vena di confidenze, vi metterò a parte di un gran segreto. Prima però dovrete giurare di non tradire il silenzio! Oh, Scott, ben banco e carburante, eh? Volta a vedermi una volta per non dimenticarmi, noi
paese. In guardia adesso. Eccomi qua. Credete pure che ho atteso impazientemente questo momento. Sono solo al mondo e ho proprio bisogno di una compagna come voi. Beh, questa è la carta di donazione delle mie ricchezze che vi avevo promesso. Oh, ma che suo atto di volontà a quanto siete riusciti nel vostro cuore, barone. Ma che bravo. Me lo consegnerete dopo la cerimonia delle firme. Su, via, andiamo, solo con voi, non vi amo da pazienza. No, bella anche da morire. Bella Nacho, così la mettete dunque. Io saprò ben darvi ciò che vi spetta. Avanti, in guardia, bellone. Quello che è successo qui, mentre che non era lì, mentre che te sgarrapente in goccia al terra. Faccio una sentinella! Da qua non arriva nessuno! Ma che frenetico mica, ne andai proprio che se sei! È andato proprio così! No, ma è impossibile! Non posso credere! Non sarò il ragazzo di prima! Tu fai un ubriaco! Cascherata per carità! Dimmi tu, mio fedele Scalapino! Scalapino! È tutto vero! Ci è prima, signor Conte! Abbiamo fatto due pompe funebri! Ippolito, il mio scudiero! Sì, padrone! Guarda com'è il poveretto! Oh, il vostro scudiero, Conte, ma il mio uomo! Dunque, vero, siate maledetti tutti e due! Anche questo è spedito all'eternità. Peccamorti, fate il vostro dovere. Assassini, traditori, voglio uscire da qui, che tutti sappiano le infamie che si compiono questa casa. Oh, l'avete preso voi il cavetto al cadavere? No! Pochi volte l'hai preso.
aspetta, la battaglia per un errore. Oh, la stella! Aspetta che voi fate! Abbiamo sai che va fuori di casa? Ma sbatti un po' di quante patrice sempre qui, dentro le cocchiette, e aveva paura di prendere degli spataflomi! Allora la volta fatta andare al cimitero da parlare! E va gli spataflomi che è delle fluttire a Caldro Boio Tunese, a Sacè e Prepotente! Il cadavere del conte. Il conte? Conte. Sì, il conte di Rosesterna. La Rosa. E se non c'è più, lei supplì. Ecco, se lei supplì lo parlò, ci sarà seppellito da per solo. Thank you.
Cocorito, lascia la stella. Brutto porcellone di un quarto tempo. Brutta caragna. Oh, chissà che ci piacere che la radesta smiamo. Chissà che magone che adesso c'ha le ulane. Oh, ma che vedo, che vedo. Ippolito a terra. È morto per me. E io vivo per lui. Hai trovato finalmente una spada più forte della tua, povero stolto. Che felicità. Ma vedete, una brisa scossa. Verrà anche più giovane, più bello. E poi sarò principessa. Su, presto, seppellitelo. Che non voglio più oltre vedere. Il capello sulle giunge. Sono io, adorabile Eulalia. Vi prego di portarvi questa sera al mio palazzo. Darò un belluno in maschera e nel culmine della festa annuncerò il nostro fidanzamento e il nostro prossimo matrimonio. Rendetemi superbo, mi raccomando. Farò del mio meglio per meritarmi la vostra stima e il vostro amore. Se permettete, principe, vado a prepararmi. Andate pure, Eulalia, andate. Allora, a questa sera, principe. Questa sera, Eulalia. Io ti ringrazio. Sì, ti aspetto a casa mia, contessa. E sarà una notte per te difficile da dimenticare. La piace con la nostra te, le fatiche di l'ancas, ma la moda le diventa lo impone, noblesse oblige. Speriamo che questa dei balli, dei veglioni, delle feste per ogni pisetcan la finessa e che tutto ritorni alla normalità. Temo, speriamo lo curvo d'ora, se no mi capisco solamente che andrò al meglio. A proposito, al seramento andai all'entrata principale per interrogare gli invitati. E che la sono, perché che la sono, che la sono. Allora se vedremo dopo di questo. Omaggi. Noi siamo i servi della nostra poltrona. Sì, della nostra poltrona è Eulalia, Eulalia, Eulalia. 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 Aspita, poi perché la riva d'Alta c'aveva il vestiario stricco di mondio e non ci andava presa dentro. L'ha detto, procedetemi che ne è ritta e allora resta quello stè. Bene, esatto. Dico io, ma dove vi credete di essere? All'osteria? Non sapete che vi trovate alla reggia del principe Ferrante? In quei felice, felice. Adorabile Eulalia, siete stupenda, eterna, una visione. Oh, principe, voi mi adulate. Ma no, dico ciò che sento. Eulalia, dovete pazientare ancora un po'. Vado a dare ancora qualche disposizione e sarò subito da voi. Vi presenterò ai miei invitati e faremo il nostro ingresso nel salone dove daremo l'ufficiale annuncio della nostra unione. Scorreggia bene! Sembra un libro stabiliato! Se volete mettere la differenza da quel rotto di porta a noi! Oh! Xavier! Venite dentro di 15! E vada con 16! Mi manda la nostra tornata a calciare! Ha bisogno di parlare solito! Vi chiamate Sgarbino! Oh! Siete nato a Bologna, in Italia, e avete circa 27 anni. Oh, mia madre! Oh, perché? E ciao, dunque! La mano! La mano! A 20 anni abbandonaste la vostra città assieme ad un amico. E veniste in Francia a cercare fortuna. Entraste poi al servizio del conte di Rosestelle e avete servito con zelo e fedeltà. Ma... che vedo, che vedo. Cosa vedete? Recentemente vi siete macchiati. Ma
questa mano che ronda il sangue e questo sangue grida vendetta. Il vero! Madrella! Siete un insolente! Avvertirò il principe e vi farò cacciare dalla testa! Voi non lo farete, perché io sostengo la mia parte! Ebbene, continuate! E con la mano! Il vostro nome passerà la storia con l'aggiunta di assassina dei mariti! No! Con aria di infamia tiravate tra le vostre mura domestiche, firmavate con essi l'atto di nozze, vi facevate rilasciare carta di donazione e poi da un vile sicario, vostro amante, venivano uccisi e dopo i vostri servi li seppellivano nel vostro sotterraneo. Non avete capito? Quello scheletro ero io. Vedete il costume rimasto là sulla sedia? Pare perché mi siete scostumato così? Il costume, voglio vedere. Dove vai a vedere il costume? Qua, 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 costume. Dico perché c'è il costume. Guarda qua, guarda qua, da qui, via, 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 via. Ma perché si è scostumato così, signor principio? Ma come? Non avete capito? Perché in tal modo ho completato quell'opera di vendetta che mio zio morente, il povero conte di Rosestein, pace all'anima sua, mi aveva affidato. Le mort, al nostro invece parliamo le mort! Pure! Subito che lei la morte mascherata! Mi ha detto che voi siete stati forzati e che nulla c'entrate con i piani diabolici della vostra padrona. Quindi se lo vorrete da oggi starete per sempre al mio fianco. Che bello! Grazie, signor principiante! Sentite? Comincia la festa che io ho dedicato non al mio matrimonio, ma a un grande e sfortunato uomo, mio zio. E dal cielo potrà ora vedere che i cattivi furono puniti, i buoni premiati e la promessa fatta lì. Mantenuta! Giusto! Bravo, principe! E adesso